nel calcio ho imparato che oggi ci siamo, domani non ci siamo più. Sinceramente a questa cosa dell'eredità non l'ho pensata. Io penso al mio percorso, penso che ho tanta voglia di dar voce al campo e alle prestazioni, che quello che poi alla fine è quello che conta. Quindi non ci ho pensato, posso dirti che pensavo addirittura che quest'anno fosse ci giocassimo la titolarità io e Ravaglia, però così non è stato e va bene. Il mio percorso non cambia, quello che voglio fare e quello che voglio dimostrare e che vorrei dare alla squadra non cambia. Ho la mia strada da percorrere e spero di far bene per dare un contributo ai miei compagni. Quando abbiamo vinto il campionato di B è stata una sorpresa per me e per tutti. Sulla carta forse avevamo la sesta, settima, direi anche ottava forza del campionato, ma tra di noi si è creata una coesione, un'unione di intenti, che è quella che mi è mancata, che non ho visto l'anno scorso per dirvi, e che mi ha convinto a lasciare un anno di contratto. Ed è fondamentale il gruppo, secondo me è, voglio dire, un 70-80%, avere un gruppo motivato, chi entra è la fortuna della squadra, perché chi magari gioca meno e entra anche per 10 minuti dà il 100% è fondamentale per realizzare un grande obiettivo. Sicuramente penso che posso dirlo, anzi non voglio dirlo, però insomma una squadra che quest'anno è stata una rosa attrezzata per fare un buon campionato. Sta a noi vedere cosa riusciremo a fare, soprattutto se siamo baciati dalla sorte, perché non nascondo, c'è anche in quel 70, che 70-80% detto, secondo me un buon 10% c'è anche la sorte che favorisce certi risultati. E con questo spero di aver risposto alla tua domanda. Io ho Grazie. giocato 2 anni con il figlio, che posso dire sia più o meno la fotocopia. Quindi ho ritrovato molto quello che è Dimitri Bisoli nell'allenatore. Grosso professionismo, fame, fame, fame. E sicuramente quello che ha fatto lui prendendo la squadra appena prima del lockdown, subito dopo, è sotto gli occhi di tutti. Quindi spero che si riparta da quello che ha lasciato, con quell'entusiasmo, con quella voglia, non lasciando niente al caso e soprattutto non essendo presuntuosi, non pensando di essere bravi perché molti dei miei compagni hanno fatto un grosso filotto di punti, insomma. Quest'anno è un campionato difficilissimo, sarà difficilissimo. La cosa in parte mi preoccupa, nel senso che secondo me è livellato verso l'alto. Ci sono tante squadre che vogliono vincere, qualcuno ha attrezzato su squadroni, però come dicevo prima, secondo me i nomi non fanno il gruppo, quindi sono curioso di vedere quest'anno come sarà, se saremo bravi a fare un bel gruppo e a mettere tutta la voglia, la fame e l'impegno che mettiamo in allenamenti in quello che sarà il sabato o la domenica. Ricordi bene, anche se non è carino ricordarlo, ci ho pensato a questa cosa qua, anche perché tante volte mi sono trovato a festeggiare le promozioni contro la Cremonese. Per esempio, dopo Brescia, dopo Cittadella, tant'è che qualcuno di voi me l'aveva chiesto, ma è una fatalità che festeggiate sempre contro, soprattutto a Cittadella, contro il Cremonese. Forse è il fatto, ed è questo che si aggiunge alla mia voglia di completare qualcosa qua. Adesso Roma non è stata costruita in 2 giorni, e sicuramente c'è tanta voglia di far bene, si parte sempre a razzo, passatemi il termine, però c'è una buona base, ho visto dei bravissimi ragazzi e si sta creando un buon gruppo che secondo me è la base ed è quello che è fondamentale per fare dei campionati di livello. Nelle difficoltà viene fuori il gruppo, non il singolo e anche nelle vittorie. È sempre stato premiato secondo me il gruppo piuttosto che il singolo.